Agrigento e Lions Club International Distretto Sicilia e Lions Club Agrigento Chiaramonte e il comune di Agrigento, al Viale della Vittoria, al Belvedere a Arancio, hanno adottato un'aiuola dedicandola alle donne, coraggio per la pace. Ascoltiamo in proposito il governatore Lions Club Sicilia Franco Cirillo, la presidente Lions Club Agrigento Chiaramonte Giusi Catiuscia Amato e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Possiamo levare... Siamo qui oggi ad inaugurare questa bellissima iniziativa nel tema distrettuale Lions, un progetto per la tua città. Il Lions Agrigento Chiaramonte hanno adottato questa aiuola in questo bellissimo belvedere arancio, dedicandola alle donne coraggio per la pace. Sono delle figure femminili poco conosciute, dimenticate, perché in tempi non sospetti hanno lottato con grandissimo coraggio per la pace e per aiutare tutte noi generazioni femminili future ad avere una libertà, un'uguaglianza ed avere per fortuna nel nostro contesto la pace. Vogliamo così dedicare e lasciare a questa città questo bel ricordo. Grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato la massima collaborazione. Oggi è un particolare evento importante perché abbiamo anche il nostro governatore con tutto il suo staff e quindi ringrazio tutti i partecipanti a questa bella iniziativa. Attraverso il Lions Club Agrigento Chiaramonte siamo qui per ricordare delle donne che hanno lottato per la pace, si sono distinte per questo valore, un valore che non si può assolutamente mettere da parte, soprattutto in questo momento. Lo stiamo vedendo in questo momento che c'è la guerra in Ucraina, cosa significa la pace. Abbiamo perso questo valore, lo stiamo per perdere, dobbiamo lottare tutti quanti, tutti assieme, per poterlo mantenere e ricordare che c'è stato qualcuno che ha messo a disposizione la sua vita proprio per la pace, per noi diventa estremamente importante. Ho detto anche al sindaco, che ho avuto il piacere di conoscere questa mattina, che noi Lions siamo impegnati anche in questo e provvederemo a dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Ringrazio anche il governatore siciliano Francesco Cirillo che è venuto da Siracusa. L'iniziativa è lodevole, hanno donato 5 melograni proprio in onore di 5 donne che si sono spese per la pace in un momento così importante come la guerra che stiamo vivendo in Ucraina. Ringrazio sempre per le iniziative, lodevoli e solidali del gruppo Lions Agrigentino. Come puoi gestire l'accoglienza?